Le ambizioni playoff del Castelnuovo si scontrano con la voglia di salvezza anticipata per la Vastese. La formazione di casa allenata da mister Di Fabio torna in campo dopo quasi un mese falcidiata dal Covid. La Vastese di D'Addario, 8 punti nelle ultime 5 apparizioni, ha fame di vittoria ma fuori dall'Aragona ha ottenuto solo 2 successi in 11 incontri. Dirige la gara Andrea Mazzer di Conegliano. La cronaca all'11esimo, occasione per il Castelnuovo. De Gidio sfonda sulla destra, cross al bacio per Santi Rocco che con un bel colpo di testa sfiora la traversa. Ancora i padroni di casa, girata di Emili assistito da San Severino. Boccanera risponde presente, sulla ribattuta si avventa Verdesi che calcia alto, complice una decisiva deviazione. Ribaltamento di fronte con la Vastese feroce negli spazi, verticalizzazione di Martiniello per Mamona che si trova occhi negli occhi con Natale, tocco impercettibile ma determinante del portiere che manda in angolo. La dura legge del calcio è implacabile, la punizione di Loviso viene raccolta da Emili, scucchiaiata geniale per De Gidio che di testa appoggia comodamente in rete. 1-0 Castelnuovo e decima gioia stagionale per il talentuoso calciatore di casa. La gara resta equilibrata e Mamona si fa subito perdonare. Bernardi lo serve, il 10 spara forte sul primo palo e sorprende Natale, 7° centro per Mamone in campionato. Reazione veemente dei neroverdi, croce da ottima posizione all'interno dell'area di rigore, testa i riflessi di Boccanera e non sfrutta la ghiotta circostanza. Nella ripresa, dopo una breve fase di studio, il Castelnuovo rimette la freccia del sorpasso. La coppia è sempre la stessa, De Gidio in buca per Lorenzo Emili che fredda senza problemi Boccanera, 2-1 per la squadra di Di Fabio, azione fantastica, il quarto centro per il trequartista teramano. Al 18esimo contatto dubbio, foglia di Arrà per Mazzerre di Conegliano e calcio di rigore. Dal dischetto Martiniello spedisce alto e fallisce la più grande occasione della sua partita. Girandola di cambi che spezza il ritmo della gara, alla mezz'ora il neo entrato franzese con un velenoso diagonale fa la barba al palo e grazie a Natale il Castelnuovo è costretto a giocare in inferiorità numerica gli ultimi 10 minuti. Ingenuità di De Gidio che si prende il doppio giallo e va anzitempo sotto la doccia. Spingono gli aragonesi, Monza prova a pescare il jolly ma guadagna solo un angolo. Allo scoccare del 90esimo il tentativo solitario di Lenoci promette bene ma il numero 4 non dà né potenza né angolo. Alla conclusione gli sforzi degli ospiti vengono ripagati nel terzo dei 5 minuti di recupero. Monza arriva prima di tutti sul calcio d'angolo e di testa, batte Natale 2-2 e rete d'importanza fondamentale per il classe 2000. Cala il sipario al comunale, Castelnuovo e Vastese impattano la sfida, un 2-2 ricco di spunti e emozioni. Beffa il photo finish per la squadra di Di Fabio, carattere per la formazione di D'Addario.